per Udinese e Sampdoria, Sebastiano Franco. Gara iniziata da 22 secondi, 0-0 naturalmente fra Udinese e Sampdoria, 7 punti nelle ultime 3 gare rendono la strada dell'Udinese verso la salvezza tutta in discesa. La Samp invece ha più 4 sul Lecce, ora più 2 sul Genoa, deve ancora giocare con l'ansia di fare punti per raggiungere l'obiettivo. Gotti rischia Iaialo, non al meglio Ranieri, nella Samp squalificato, in panchina c'è Paolo Benetti, nella Samp dicevamo in attacco punta sull'ex Quagliarella, formazione Udinese con il 3-5-2, Musso in porta e Kong, Neutink e Samir in difesa, Strigger Larsen, De Paul, Iaialo, Wallace e Sema a centrocampo alle spalle di Nestorowski e Lasagna. Per la Samp 4-4-1-1, Audero in porta, Berezinski, Yoshida, Colley, Augello in difesa, De Paoli, Ekdal, Torsby e Linetti a centrocampo con Ramirez alle spalle di Quagliarella, l'arbitro e Valeri di Roma, assistenti Bresmes e Cagliari, il quarto uomo Rapuano, VAR, Pasqua e Ranghetti, grazie alla collaborazione tecnica di Daniel Apostu. Studio 20 secondi al quarto d'ora, Udinese 0 Sampdoria 0, prima grande occasione della partita della Sampdoria, il cross dalla sinistra offensiva di Quagliarella per la testa di Ramirez, gran parata di Musso con la mano destra aperta a salvare la porta dei friulani. La curiosità è quella che il cross di Quagliarella è stato propiziato grazie alla ribattuta del pallone sulla bandierina del calcio d'angolo. Quagliarella è riuscito a controllare il pallone e poi a crossare nonostante la marcatura di Ekong. Il colpo di testa di Ramirez e la gran parata di Musso. Fallo di Kuzka su Bani che anche per scusa Scaramuzzino, il 37esimo, il vantaggio dell'Udinese con Kevin Lasagna, 37esimo, Udinese 1 Sampdoria 0. A te. Grazie Sebastiano. Udine 40esimo, è cambiato il risultato, il parziale, Udinese in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0, il gol di Kevin Lasagna al 37esimo, gol con intervento anche del VAR perché Kevin Lasagna ha ricevuto un pallone sporco all'altezza della tre quarti, si è liberato dopo un contatto con Colley e dal limite di sinistro ha battuto Audero, poi è stato ammonito il portiere della Sampdoria per le proteste, la verifica di Valeri al VAR, un silent check con il VAR che ha dato l'ok al gol di Lasagna, è sembrato evidente però il contatto fra Lasagna e Colley, però non è stato punito dal VAR questo contatto con Lasagna che ha portato in vantaggio i friulani. Sta lasciando il campo sulle proprie gambe, prego. Scusa Scaramuzzino, 46esimo, il pareggio della Sampdoria con Quagliarella, 46esimo, Udinese 1 Sampdoria 1, a te. Udine. Allo stadio Friuli è finito il primo tempo 1-1 fra Udinese e Sampdoria, il pareggio nel minuto di recupero del primo tempo di Quagliarella, il cross in mezzo all'area di rigore, il colpo, la sponda di petto di Ekdal e poi al volo di destro Quagliarella a battere Musso, gol davvero molto bello per l'1-1 della formazione blu cerchiata con cui si conclude il primo tempo fra Udinese e Sampdoria. 5:20 sul cronometro della ripresa, Udinese 1 Sampdoria 1, al gol di Lasagna risposto Quagliarella nel minuto di recupero del primo tempo, nel frattempo pochi secondi prima del gol del pareggio blu cerchiato era entrato Bonazzoli al posto di Ramirez, toccato duro da Nestorowski, Ramirez è stato costretto ad uscire, proprio Bonazzoli in apertura di ripresa poco fa è stato protagonista di un contropiede pericoloso, il suo tiro deviato in corner nella prima occasione di questo secondo tempo con la Sampdoria di nuovo in avanti, decimo Udinese 1 Sampdoria 1, poco fa una grande occasione per l'Udinese sugli sviluppi di un corner, il piatto destro di Lasagna fermato sulla linea di porta da una gran parata di Audero. Ora l'Udinese che riparte, 11esimo Udinese 1 Sampdoria 1, studio. Udine 39esimo Udinese 1 Sampdoria 1, poco fa una bellissima azione della Sampdoria conclusa dal sinistro di Gabbiadini, la risposta di Musso a mano aperta in corner, quindi punteggio che rimane ancorato, parziale che rimane ancorato sull'1-1, attenzione ancora la Sampdoria in avanti con Gabbiadini, il cross basso, la respinta della difesa dell'Udinese e poi il gol della Sampdoria, tutti intorno a lui i giocatori, anche quelli della panchina a festeggiare questa rete importantissima della Samp con cui la formazione blu cerchiata passa in vantaggio allo stadio Friuli, 39esimo Udinese 1 Samp 2, vantaggio della formazione blu cerchiata, il cross dalla sinistra di Gabbiadini, pallone che si impenna con la deviazione della difesa, la sforbiciata di sinistro di Federico Bonazzoli, gran gol per l'attaccante blu cerchiato, pallone che si insacca sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Musso. Per ora non ci sono sbocchi, 37esimo Parma 0 Bologna 2, 42esimo
ventiduesimo il pareggio dell'Udinese con Neutink. Udinese 2, Sampdoria 2, a te. Firenze con 4 chiedo punti. Scusa a Sara Meini, solo per dire che è stato annullato il gol di Neutink dell'Udinese per un fallo di mani e quindi il punteggio rimane Udinese 1, Sampdoria 2, a te. Grazie a Sebastiano Franco. Calcio di punizione di De Paul dalla destra, dalla tre quarti, la respinta di Audero, la deviazione di Neutink, gol, ma poi il VAR ha confermato che Neutink, dopo le proteste della Sampdoria, ha confermato che Neutink ha toccato il pallone con la mano, gol quindi annullato, parziale che rimane sul con il vantaggio della Sampdoria Udine per 2-1. Pulgare al limite dell'area di rigore, c'è Vlahovic, batti e ribatti con scusa Saramini, interviene Udine perché nel terzo minuto di recupero c'è il terzo gol della Sampdoria, Udinese 1, Sampdoria 3, è stato siglato da Gabbiadini, a te. Questo istante scusa, nel Carmignani, secondo, interviene prego. Udine solo per dire che è finita, ha vinto la Sampdoria per 3-1 sull'Udinese, a te. Grazie Sebastiano, linea che torna allo studio. Allora brevissimo il commento da Udine, la vittoria della Sampdoria sull'Udinese, Sebastiano Franco. Una vittoria pesantissima quella della Samp al Friuli, 3 gol e 3 punti d'oro in chiave salvezza. L'Udinese si illude con la rete di Lasagna al 37esimo del primo tempo, pareggio in chiusura di Quagliarella e poi nella ripresa le reti di Bonazzoli, davvero bellissima la sforbiciata di sinistro dell'attaccante blu cerchiato e poi di Gabbiadini che danno il +6 alla Samp sulla zona retrocessione. Studio.